Sette anni fa la diagnosi di ictus per il loro bambino appena nato. Da allora, dopo lo sconforto iniziale, Francesca e Roberto hanno cominciato una battaglia per migliorare le condizioni di vita del loro piccolo e anche di bambini nelle sue stesse condizioni, a cominciare dalla creazione di una fondazione a Milano, la città in cui vivono. Allora ci racconta questa storia Giulia Serenelli. Lui è Mario, ha 7 anni, un vulcano. Subito dopo la nascita a Francesca e Roberto viene detto che ha avuto un ictus perinatale, stroke in inglese, colpo. E quindi lì abbiamo fatto fatica all'inizio proprio a capire come mai una cosa del genere fosse avvenuta a un bambino nella pancia della sua mamma, quindi nel luogo più protetto, che noi pensavamo essere più protetto. Per cui una serie di sensazioni di fallimento, una serie di sensazioni legate anche al senso di colpa. Tutti si concentravano su quello che non avrebbe potuto fare e non si sapeva se avrebbe camminato, non si sapeva se sarebbe stata una mala scuola, non si sapeva. Cioè un paio d'anni sono stati solo una sequenza infinita di non si sa. Poi in realtà cominci, cerchiamo di guardare quello che si sa, cerchiamo di guardare quello che c'è. Magari c'è un pezzo di problema, ok, ma cominciamo a guardare quello che c'è. E di lì passi dal pensavamo di aver fatto un figlio rotto a ci siamo resi conto di aver fatto un figlio e ci siamo cominciati a rigodere anche il figlio e tutto quello che ne veniva di bello da questo. Non è stato semplice cambiare prospettiva, perché è questo che a un certo punto fanno Francesca e Roberto, e così ripartono da quello che avevano interrotto, le loro passioni, leggere, ascoltare musica, viaggiare, a fare le cose che amano, a farle insieme a Mario. Questo cambio di prospettiva ci ha portato poi a capire che il percorso di cura non doveva essere focalizzato per forza su ciò che mancava, quindi in quel caso, nel caso specifico, il movimento di un pollice, di un indice, o una mano che si chiudeva più o meno fortemente, ma che noi dovevamo considerare nostro figlio nella sua totalità, per quello che era, che proprio i suoi punti di forza sarebbero potuti diventare i punti di miglioramento anche delle parti più deboli. La parte più difficile per noi fu elaborare quello che ci faceva star male, cioè alla fine quello che veramente ci faceva male a noi era il fatto che volevamo fare bene questo bambino e ci era venuto male. Questo era quello che pensavamo all'inizio, assurdo, col senno di poi ti rendi conto di quanto assurdo fosse. Nel 2014 fondano l'associazione Fight the Stroke, lotta contro l'ictus, combatti contro il colpo. Un luogo di condivisione, un punto di riferimento, perché 2-3 bambini su ogni 1000 che nascono possono subire un ictus in età giovanile. Sono migliaia in Italia, 3 milioni e mezzo in tutto il mondo. Da una parte la scientificità, per cui tutto ciò che noi facciamo, anche se è generato da idee che possono essere idee della vita quotidiana, idee di un genitore, idee di un nonno, di qualcuno che vive la malattia tutti i giorni, però in realtà tutte queste idee vengono filtrate e validate da un comitato di esperti scientifici. Dall'altra parte, un altro pilastro fondamentale fin dall'inizio per noi è stata la tecnologia. Utilizzare la tecnologia come abilitatore e amplificatore dei nostri messaggi. Tenete stretto con la mano magica e tirate forte. E avete fatto la vostra straordinaria magia. Ed ecco uno dei tanti progetti, si chiama Mirrorable, una piattaforma di video riabilitazione basata sulla teoria dei neuroni specchio e sviluppata insieme all'Istituto di Neuroscienze del CNR di Parma. Sullo schermo di casa i bambini vedono un mago che insegna loro trucchi di magia. In realtà dietro ad ogni gesto c'è uno studio scientifico per l'apprendimento motorio. Solo l'aspetto, la forma e il divertimento è quello di un gioco, perché nel mondo dei più piccoli il gioco deve essere la normalità. Con l'ospedale Gaslini di Genova, Francesca e Roberto hanno creato anche il primo centro per l'ictus neonatale pediatrico d'Italia, un'altra battaglia combattuta e vinta. È soltanto un inizio ancora, perché da fare ce n'è veramente tantissimo, 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 però è un buon inizio, sicuramente un buon inizio. Quello che abbiamo fatto ci permette di dire che secondo noi stiamo andando nella giusta direzione, vero, buono. L'obiettivo finale? Aiutarli tutti. Semplice.